Ciao a tutti, oggi nuova ricetta, continua la saga delle colazioni e dopo le colazioni primaverili con tutte le fragoline, oggi vi facciamo vedere tre idee per la colazione ovviamente invernale tutti al cioccolato. Sono squisite, facilissime da preparare e io vi lascio subito alle ricette. La prima ricetta che vi facciamo vedere è questo moccaccino, una sorta di cappuccino con il cioccolato davvero squisito, semplicissimo da realizzare e super goloso. Abbiamo bisogno di un pentolino, già questo non è perfetto, voi se trovate un bricchetto tipo quelli per scaldare il latte più alto e stretto va anche meglio. Comunque ci mettiamo dentro il latte, che basta circa per un bicchiere o per una tazza, e adesso io ho qui l'impostazione per accendere il vapore e vado semplicemente con il beccuccio a far partire la macchinetta. Non so, ovviamente ogni macchinetta è diversa e ha la sua impostazione, voi guardate bene come nelle istruzioni come si fa partire. Me la giro un po', dovrà stare leggermente inclinato in modo da prendere quanto più latte possibile. Allora, verso il cioccolato nel bicchiere o nella tazza, noi lo mettiamo nel bicchiere così viene un po' più carino. E adesso vado a sporcare i lati, così viene proprio goloso goloso. Aggiungiamo il caffè. E vado adesso ad aggiungere il latte schiumoso. Qua ovviamente verrà prima il latte, quindi tengo la schiuma con il cucchiaio e adesso ce la versiamo sopra. Guardate che bello! Avete visto poi che schiuma che fa il latte di soia? Passiamo adesso alla prossima ricetta, si tratta di un French toast al cioccolato, una vera chicca, sembra davvero un dolce squisito, vi porterà via 2 minuti, per farlo è semplicissimo e conquisterete tutti. Andiamo a rompere in un piatto abbastanza largo 2 uova, aggiungiamo lo zucchero integrale di canna, il cacao, iniziamo a mescolare con una frusta in modo da togliere bene e anche velocemente tutti quanti i grumetti. Questa è una ricetta che ultimamente sto facendo tantissimo perché è molto veloce, quindi la mattina è perfetta ed è super golosa. E adesso andiamo ad aggiungere un goccino di latte, ne basta davvero poco e servirà a rendere la pastella un po' più liscia. E adesso inzuppiamo la fetta di pane, questo è il pan bauletto integrale, nella pastella di cacao e uovo. E lo mettiamo in padella, meglio se la padella è già calda. Dopo qualche minuto possiamo girare le nostre fette, delicatamente perché saranno molto fragili essendo tutte belle inzuppate di cacao. E facciamo cuocere anche dall'altro lato. Questi sono per 2 persone, già 2 fette di French toast secondo me per una colazione sono sufficienti perché sono belle cariche. Concludiamo in bellezza con questa crema al cioccolato ed è squisita, sembra quasi una mousse, un dolce di quelli proprio raffinati, da fare è semplicissimo anche questo, noi l'abbiamo fatto anche in versione gluten free utilizzando la farina senza glutine di riso. In un pentolino andiamo a versare la farina di riso, il cacao amaro in polvere, lo zucchero di canna integrale, inizio a mescolare un po' e un pochino alla volta aggiungiamo il latte come fosse una crema, quindi ne vado a mettere un goccino e mescolo. In questo modo non si formeranno grumi, anzi stiamo attenti a togliere bene tutti quanti i pezzettini di farina, schiacciamo bene con il cucchiaio e piano piano andiamo a finire tutto il resto del latte. Il latte potete utilizzare quello che volete, di cocco, di mandorla, ci sta veramente molto bene con il cioccolato, altrimenti il latte che utilizzate di solito. Adesso non ci rimane che aggiungere i pezzi di cioccolato fondente e mettiamo sul fuoco. Mescoliamo continuamente per evitare che il cioccolato soprattutto si possa attaccare al fondo
e vedrete che in pochi minuti inizierà a sciogliersi. A questo punto dobbiamo aspettare ancora una manciata di minuti perché il composto si rapprenda un pochino e inizi a bollire. Come vedete inizia ad avere una consistenza cremosa davvero stupenda e questa è la consistenza che vogliamo per la nostra crema di cioccolato. Ora aspettiamo che arrivi a bollore e dopo un paio di minuti possiamo spegnere. Le versiamo subito nei bicchierini. Come avete visto, realizzarle è davvero semplicissimo. Vi ricordo, giusto per fare un po' di chiarezza, che i French toast, negli ingredienti che vi abbiamo dato, vanno bene per due persone, idem per i budini, riempiranno due bei bicchierini, quindi vanno bene per due persone, mentre invece il moccacino, dato che abbiamo fatto un solo caffè, è indicato per una persona, quindi gli ingredienti poi così vi regolate meglio, li trovate comunque scritti all'interno del video e sotto nella descrizione. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace e scriveteci nei commenti quali sono le vostre colazioni invernali, così ci date anche qualche spunto, che sapete d'inverno è sempre più complicato secondo me fare una bella colazione. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!